eccellenza, il professor il primo ministro Monti ha parlato anche dei beni culturali. Ciò lascia intendere che la scuola medica salernitana sarà celebrata perché nel quadriportico di San Matteo, soprannominato il Paradiso, deve tornare appunto quella fontana di granito egizio che fu prelevata dai tempi di Prestum e che Roberto il Guiscardo nel 1070 collocò nel quadriportico di San Matteo. Adesso c'è la circostanza fortuita dei 1000 anni dell'abbazia di Cava, 150 anni dell'Italia unita, la medicina è ritornata, il carbonaro è ripulita, l'Italia è unita. Quindi, siccome Sua Eccellenza il Ministro Monti ha firmato anche per il decreto della scuola medica, rinomata scuola medica, noi cantiamo così, onorando il mio amico professore defunto del Priore, che scrisse: Napoli bella assai, torna sarrete la vasca del paparella, e che maronna, sim sorella, sia mese sì, eroi costiere belle. Fu una pazzia, un re Borbone, o 1825, che agnetta salendo San Matteo. Non ci fece per dispietta e reazione, perché in coppa la rechi, ma temma una bandiera tricolore, prelevata per i modi carbonati. Pure San Gennaro diembe a fare certo, ma te pigliate la vasca, che qui scarda mattette. Siena torna troppo bella, dopo sta, solo un paradiso può tornare. E il quadriportico di San Matteo è soprannominato il paradiso. Io vi ringrazio per l'intervista e per l'attenzione.